trovare, ci auspichiamo, una soluzione in extremis, proprio per evitare che ci siano riflessi negativi su questi, diciamo, templi del gioco corretti, sani, controllati e governabili, perché il gioco in Italia non è facilmente governabile, ma all'interno della sala bingo questa garanzia è assolutamente assicurata. Allora, come oggi abbiamo il piacere di avere insieme a noi anche gli amici di Confindustria, c'è anche il direttore generale di Confindustria Servizi Innovativi, che è il dottor Perisic, che se ha piacere ci fa un saluto, ma poi vorrei andare a dare la parola, così ve lo dico subito, a Barbieri, che è il presidente dell'ASCOP aderente a FIFE, e a Italo Marcosi, che è il presidente di Federbingo aderente a Confindustria Servizi Innovativi, giusto? Diciamo. Quindi allora FIPE e Confindustria Servizi Innovativi sono le zie, le mamme sono Confcommercio e Confindustria, i figli non degeneri sono appunto ASCOP e Federbingo. Poi abbiamo anche il dottor Luciano Sbraga, che è del Centro Studi FIPE, che ci farà vedere al momento opportuno, cioè cercherà di sintetizzare un po' le preoccupazioni economiche che il settore ha. Ben sapete, purtroppo ogni anno, ormai da 2 anni, ci troviamo a rivederci nei periodi natalizi, come diceva il dottor Sommariva, non solo per scambiare gli auguri, ma anche perché purtroppo, ahimè, questa classe politica e questo Parlamento ancora una volta deve essere un po' messo a conoscenza di quello che sta succedendo sul nostro settore. Noi ormai, questo è il secondo anno, come ben sapete tutti, è stato fatto un decreto dove la tassazione veniva ridotta a del 50% negli anni precedenti. Dopo è stato rinnovato questo decreto a marzo del 2011 ed è stato chiamato il cosiddetto, perlomeno da parte nostra veniva chiamato il cosiddetto decreto boccata d'ossigeno, l'abbiamo chiamato come Salerbingo, proprio perché ci consentiva finalmente anche là all'ultimo momento, caro, di avere una boccata d'ossigeno sulle sale, poiché i dati che abbiamo anche messo, che potete vedere bene nelle tabelle che vi abbiamo dato, ci facevano vedere una flessione quasi del 35% su tutte le sale, su tutto l'andamento della filiera del bingo. Perché parlo filiera del bingo? Mi riferisco, quando dico filiera del bingo, perché come ben sapete ancora oggi è l'unico gioco che ahimè consente di avere all'interno delle proprie sale, affinché possa essere veramente attivo il gioco, abbiamo bisogno di una mole di personale abbastanza elevato. Quindi a partire dai nostri venditori, a finire agli uscieri, a finire ai caposale, quindi a qualifiche ben specifiche che dopo ancora meglio vi potrà dire il nostro referente contratti, il dottor Curia. Io mi soffermo però su una cosa, parto subito col dirvi che ci stiamo consultando in questo periodo, stiamo vedendo AMS che è nelle stesse nostre, sulla stessa nostra lunghezza d'onda, cioè che riesce a capire bene, che riesce per, dopo anni finalmente abbiamo un rapporto ben consolidato, dove attualmente anche loro sono sulla proposta di dire se il settore non viene rinnovato a questo benedetto decreto, e quindi quantomeno ci auguriamo che venga rinnovato dopo. La nostra richiesta è quella di renderlo stabile una volta per tutte e quindi di cercare di avere una stabilità anche sul settore imprenditoriale delle sale bingo. Dicevo, AMS è sulla stessa nostra lunghezza d'onda, però ahimè il decreto del bingo deve essere un decreto, quindi con norma primaria, quindi deve essere un decreto legge, non può essere un decreto direttoriale, e su questo AMS dice cerchiamo di vedere assieme, di far vedere alla politica effettivamente la crisi che si può generare nel momento in cui non verrà rinnovato questo decreto. Noi siamo, tra l'altro, voglio dire che in questo periodo, non mi vorrei sbagliare, ma nel mille proroghe, in quella legge che c'è stata ad agosto, luglio-agosto, avevano fatto una legge che il bingo online, un decreto dove il bingo online veniva equiparata alla tassazione o addirittura abbassata al 10% la tassazione, quindi come abbiamo detto tutti c'è una sperequazione enorme tra l'online addirittura che dovrebbe avere una tassazione, attenzione, questo non vuole essere una discriminazione per dire l'online deve essere più alto di noi, per noi la tassazione, noi siamo sempre del parere che più bassa è, più si gioca e più si porta la gente sulla legale. Perché una legge che va ad aumentare la tassazione non fa nient'altro che portare il giocatore ad andare verso l'illegale e quindi ad andare a scommettere su altri siti o su altre realtà.
Invece nel bingo ci siamo chiesti se nell'online viene fatta una tassazione del 10% che non ha tutti i movimenti di personale che abbiamo noi, ci chiediamo allora qual è il problema vero che il bingo terrestre ancora oggi deve soffrire. Abbiamo fatto una richiesta già a settembre dell'anno scorso in Commissione Finanze, dove siamo stati ascoltati, dove siamo stati invitati per fare delle proposte e dove tra l'altro la classe politica, devo dire, in quel frangente, la vecchia nel senso vecchia classe governativa, c'era stato garantito che comunque andava, era stata fatta una promessa da parte della Commissione Finanza che comunque andava, avrebbero quantomeno adeguato la tassazione del bingo terrestre alla tassazione dell'online. Voi sapete bene che nell'arco di 15 giorni è cambiato il governo, sono cambiate tante cose, quindi l'unico mezzo che noi abbiamo oggi è quello di cercare di far prima possibile di dire a questa nuova classe politica: attenzione, c'è un settore anche questo fortemente in crisi, rischiamo di mettere da minimo 5.000 persone, da 5 a 12.000 persone che girano nell'indotto del bingo, rischiamo di avere una disoccupazione ancora più alta e quindi a mandare a casa da 5 a 12.000 persone. Perché dico da 5 a 12.000 persone? Perché 5.000 sono sicuramente quelle che abbiamo all'interno delle sale bingo, come ben sapete, da ottobre a gennaio noi abbiamo un crescente di ci servono molte più persone, quindi assumiamo con tempi determinati e così via, ma tutto il resto ce l'abbiamo a tempo indeterminato. Avendo a tempo gente già a tempo indeterminato, ci chiediamo allora quantomeno quei 5.000 che sono a tempo determinato non saranno più rinnovati i contratti, mentre sugli altri speriamo su un qualcosa che ci dovremmo inventare e cercare di andare avanti. Da questo chiediamo, le nostre richieste per quanto riguarda ASCOB sono molto chiare, sono quelle di rinnovare quantomeno questo decreto, ma di rinnovarlo e di ricordarsi quella tassazione del 10% che è stata fatta sull'online, quindi di mettere sulla stessa lunghezza d'onda, anche perché sarebbe la prima volta che si verifica in Italia che un gioco terrestre differenzia da un gioco online. Basta pigliare le scommesse, non c'è la differenza di tassazione tra la scommessa in agenzia o la scommessa sull'online. Quindi chiediamo che il governo ci dia questa mano d'aiuto, questa seconda boccata d'ossigeno, se così la vogliamo chiamare, definitiva, che ci consente insomma di poter andare avanti. Quindi la nostra richiesta è molto chiara, come dicevi, concisa e chiara. Un rinnovo, più che un rinnovo, chiediamo una stabilizzazione di questa norma ormai che da anni ci portiamo dietro a chiedere rinnovi, e un rinnovo che va con un 10% fisso le richieste che avevamo fatto già in Commissione Finanze. Perché, come dire, le cose sono state fatte bene, è stato giustamente sperimentato questo approccio, è un approccio win-win per tutti, e quindi il governo è arrivato, come dire, nella fase finale, no, di questo passaggio, giustamente sta affrontando questioni di grande rilievo, però visto anche l'impatto occupazionale, ma anche il fatto che non è un sacrificio, è un vantaggio per tutti, anche per lo Stato, per raggiungere i suoi obiettivi di bilancio pubblico, noi riteniamo che sia una norma che dovrebbe assolutamente essere stabilizzata. Con questo passerei la parola a Italo per entrare in dettaglio. Grazie. Sì, grazie. Praticamente abbiamo oramai detto tutto, perché è un problema che ha dei grandi numeri, però è anche molto non facile da poter affrontare. Io penso che sia solo il caso di dare un qualche numero, perché dobbiamo scendere ed essere un attimino più tecnici per capire di che cosa stiamo veramente parlando. La norma che porta il payout del bingo fisico dal 58% ad un incremento di 12 punti percentuali parte dal 1 novembre dell'anno 2009. L'ottobre dell'anno 2009 è stato il mese più basso degli 8 anni del gioco del bingo, quindi eravamo in un punto di crash, eravamo arrivati al vero e proprio limite. Immediatamente le vendite crescono del 30%. Nell'anno 2010 confermiamo questo dato, di fatto si passa da un valore giocato di 1 miliardo 400 milioni di euro a 1 miliardo e 900 milioni di euro. Quindi fa subito comprendere la bontà di questa azione. Attenzione, che sia ben chiaro che dei 12 punti percentuali
che sono stati tolti dalle PREU, a noi imprenditori non è venuto in tasca nulla, è andato tutto sul premio, quindi vantaggio giocatore. Anche la Genova. Anzi, sì, se proprio vogliamo andare a vedere proprio, diciamo, particolare, abbiamo anche noi contribuito con uno 0,2% a questa fascia dei premi. Quindi, di fatto, chi ne gode è praticamente il, insomma, no, cliente nostro, l'italiano, il cittadino, perché noi questo facciamo, vendiamo un gioco pubblico, servizio pubblico siamo, quindi vendiamo un gioco di ANSI. Dati che oltretutto per il primo semestre dell'anno 2011 crescono di un 3-4%, quindi di fatto la bontà di norma c'è tutta. Andiamo a parlare di PREU. Il PREU in questo caso tra l'anno 2011 e l'anno 2009, in cui c'era un prelievo erariale del 23,8, diminuisce a fronte del fatto che è stato praticamente dimezzato. Quindi un 30% di crescita non ha di fatto portato a un pareggio di, diciamo, PREU. Però, perché c'è sempre però, nell'anno 2010 entrano all'interno delle nostre sale bingo le macchine VLT, che sono un po' il, diciamo, protagonista del gioco di questi ultimi mesi, diciamo questo ultimo anno. Abbiamo quindi in questi giorni cercato di comprendere che cosa vuol dire VLT all'interno delle nostre sale bingo. Nei primi mesi dell'anno 2010 le macchine erano veramente poche, perché le prime macchine VLT escono nel luglio dell'anno 2010. Parliamo quindi dell'anno 2011, che è l'anno che veramente possiamo avere dei dati. Nelle 220 sale bingo operative oggi sul nostro territorio domestico, le macchine operative VLT sono circa 4.500, le quali in forza di un bet medio abbastanza elevato portano ad avere un gettito erariale, che per l'anno 2011 è del 2%, a 130 milioni di euro. Questo vuol dire che di fatto all'interno delle sale bingo c'è stato un fenomeno di migrazione tra il gioco del bingo e quello delle macchine VLT, ma non bisogna però dimenticare che parliamo sempre della stessa sala bingo, quindi del medesimo generatore di gettito erariale. Quindi è presto fatto un conto che è assolutamente positivo. Guardiamo che cosa potrebbe accadere nell'anno 2012. A fronte di un PREU, come le ultime norme dicono, del 4%, questo valore, mantenendo comunque costante il numero di macchine, questo comunque crescerà, passerà da 131 milioni a 260 milioni di euro. Tutto questo per dire che cosa? Che se noi dovessimo tornare al 58%, il danno erariale è ben oltre quello che si parla per il gioco del bingo singolo, perché oggi di fatto le sale bingo sono delle gaming hall, sono dei punti di gioco dove l'italiano può andare, giocare in maniera assolutamente controllata, sicura, codificata, e quindi è errore pensare di tornare indietro. Perché? Perché se io azzero il flusso verso queste sale, non perdo soltanto il gettito erariale del bingo, perdo anche il gettito erariale delle macchine VLT. Essendo il bingo un'attività, un modello di business labor intensive, sì, e quindi vuol dire che se io calo del 30, 40, 50, 60% il volume dei miei titoli venduti, anche chi porta questo titolo al tavolo non serve più, quindi arretro come valore occupazionale in maniera proporzionale. Oggi nelle sale bingo, nelle 220 sale bingo italiane, come diceva appunto Barbieri, nelle diverse, no, figure, abbiamo circa 15.000 persone occupate. Ricordo bene che il appunto governo tecnico, il primo punto era occupazione. Bene, signori, se i numeri sono quelli che ho detto, e lo sono perché sono numeri di AMS, di fatto mantenere il bingo ad un payout 70/71, se vogliamo portarlo a quello del bingo online, di fatto fa bene a erario, imprenditori, lavoro, cittadini. Non si trova un no, di fatto non si trova un no.
Quindi... Adesso fissiamoci questo dato: nel 2007 le sale bingo sono 281, quelle sale attive. Oggi le sale bingo attive sono 225, cioè all'incirca 60 in meno. Se voi ora guardate la raccolta, e qui è quello, vengo a quanto diceva il dottor Marcotti e quanto ha detto anche prima il presidente Barbieri, noi vediamo che tra il 2007 ed il 2010, cioè quando le sale si stabilizzano a 225, la raccolta è più o meno identica. Quindi vuol dire che c'è un tracollo in termini di raccolta, e quindi vuol dire che pur avendo sale in numero superiore non si riesce a fare raccolta perché il gioco ha poco appealing, in quanto c'è un payout basso. Viene fatto il provvedimento sul payout, le sale calano, il gioco comincia a risalire. Quindi questo ha un effetto diretto sull'erario, naturalmente non c'è una compensazione diretta perché viene dimezzato la tassazione, però viene rigenerato un settore viene rigenerato, e naturalmente con tutto quello che porta dietro in termini generando, facendo da traino alle VLT e viceversa. Dunque, e soprattutto quindi ci sono, in conclusione, dico molto brevemente, problemi di equità. Un payout medio del 75% avete visto sui giochi oggi disponibili, creerebbe una sperequazione rispetto a questo payout medio. Ma c'è poi, in termini proprio economici, un effetto negativo, come diceva in apertura il dottor Sommariva: la fiscalità è un elemento di competizione in tutti i sistemi economici, perché la leva monetaria ormai a livello nazionale non ce l'abbiamo più, quindi resta soltanto quella fiscale. Se si agisce sulla leva fiscale, la competitività viene compromessa, può essere sostenuta o compromessa, e qui adesso si tratta di capire se si va da una parte o dall'altra. Io ho finito. In qualche modo definito ormai, insomma, sia dai monopoli che da AMS, che dalla stampa specializzata, insomma, che da chi guarda noi con un occhio più che va oltre il normale cliente, in quei luoghi sicuri, dove il luogo viene esercitato, dove il luogo viene controllato, dove il gioco viene in effetti controllato sia da SOGEI, dai monopoli, e chiaramente dove in questi luoghi vanno a crescere poi le professionalità. Noi in questi anni siamo partiti dall'appendice, perché eravamo un'appendice al contratto collettivo nazionale del 2001, no? Siamo arrivati da quell'appendice a generare proprio un vero e proprio contratto collettivo nazionale insieme con FIP, con Commercio, con Confindustria, dove in effetti in questi anni cosa si evince in questa evoluzione? Che si è sviluppata una vera e propria professionalità, cioè dove i nostri dipendenti, partiti come venditori di cartelli, alla fine sono diventati, hanno acquisito una professionalità. Abbiamo cassiere, abbiamo capisala, abbiamo tecnici per manutenzioni, cioè abbiamo ormai delle piante organiche complete, dove questi dipendenti ne hanno fatto il vero e proprio lavoro per tutta la vita. Quindi che abbiamo prima 15.000 dipendenti, ma a questi vanno aggiunto tutto quello che è l'indotto, perché tutte le nostre sale hanno bisogno di manutenzione quotidiana, abbiamo bisogno di fornitori quotidiani, quindi parliamo di qualcosa come 20.000 persone che, insomma, e 20.000 famiglie, oserei dire io, che girano attorno alla nostra attività. Il problema serio è, e vado subito sul problema che può interessare subito i nostri dipendenti, perché se non viene riconfermata questa tassazione, che non è di vantaggio o di favore, ma come abbiamo visto prima è assolutamente normale, no? Se non viene riconfermata, il problema serio, noi come attività avremo un calo immediato, cioè nel senso che non deve aspettare 5, 6, 7 mesi per vedere l'effetto che questo va a generare, ma il calo lo avrei già nel primo mese di gennaio. Quindi l'effetto immediato sui nostri dipendenti c'è sin da subito, e l'effetto sui nostri dipendenti qual è? Che non hanno la cassa integrazione. I nostri dipendenti non hanno questa integrazione, non hanno un diritto ad un ammortizzatore strutturato, così chiamato, insomma, no? Come può avere la Fiat piuttosto che altre aziende. E il rischio è che non hanno una, e che non hanno nemmeno quelle che vanno a esaurimento fondi, perché sia le mobilità che tutto quant'altro, insomma,
può correrci dietro, disoccupazione e quant'altro, vanno a esaurimento fondi, quindi probabilmente con la crisi che c'è in questo periodo questi fondi sono già ben esauriti. Quindi c'è un problema serio e forte che riguarda credo la maggior parte dei nostri dipendenti. Noi di questo, con il dottor Moretti che è responsabile sindacale di FIPE, informeremo i sindacati di categoria dei dipendenti, insomma, in quanto questo problema se lo insomma, pongono anche loro, in qualche modo ci diano una mano a in questi giorni, 15-20 giorni che mancano, a cercare di venirne a capo. E insomma, ecco, questo, i numeri sono questi: se abbiamo 15.000 dipendenti, 20.000 da indotto, senza nessun paracadute dal punto di vista poi della sicurezza sociale. Insomma, quindi... Però nello stesso mercato ci devono essere le stesse regole, altrimenti la competizione è sbagliata. Ecco, è quello che sta avvenendo, che avviene oggi e che è avvenuto altre volte e che speriamo non avvenga più, è che il legislatore decide chi far vincere la gara e chi far perdere. Questo non è accettabile per un'impresa. All'impresa viene voglia di cambiare paese. Questo è lo stato d'animo di queste imprese che hanno rapporti quotidiani con tanta gente, con tanti consumatori, con tante famiglie. E su questo noi speriamo che il governo tecnico sia sensibile, almeno quanto è sembrato essere la politica fino a questi giorni, che però non ha avuto il coraggio, la voglia, la volontà di concretizzare questo rispetto dello stesso mercato, stesse regole, che è un principio in cui tutti noi siamo portati a credere.